Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 95esimo episodio della nostra Master League con l'Inter su eSPro Evolution Soccer 2. Signori, veniamo da uno scorso video in cui abbiamo asfaltato la Roma, signori, battendola 4-1 ed è stato molto importante perché abbiamo ottenuto tanti bei punticini, niente niente male, sia per quanto riguarda il campionato, sia per quanto riguarda i punti mercato. Prima di partire col video, signori, andiamo a vedere la classifica assist man, in cui sempre Crespo al primo posto con 11 gol, Ronaldo a quota 7 e poi più giù abbiamo Claudio Lopez a quota 3 e niente di più. Classifica assist invece, Claudio Lopez continua a essere primo con 6, seguito da Ronaldo a 5 e va bene così, gli altri sono un po' più dispersi. Babangida e Boucher sono sempre fermi a uno, però va bene, va bene. Detto questo, signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i gentili e per il supporto, e vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, così cresciamo tutti quanti assieme. Ok, ci siamo, signori. Io sto registrando sempre in rapida successione, signori, quindi vedo una bandiera che non mi piace per niente, vedo una bandiera che non mi piace per niente, lo sapevo che non mi piaceva per niente questa bandiera, signori. Lo sapevo che non mi piaceva per niente questa parte, sta bandiera contro il Real. Va bene, finisce il sogno, finisce il so perché cazzarò non mi carichi la formazione giusta ogni volta, dobbiamo andare a sistemare sta cazzo di formazione. Va bene, calma calma, relax calma, relax. Scila aperte, Valeri per Stromer, Vorlanden per Espimas, Ximenes per Vorlanden. Per Vorlanden, Boucher a posto di Ronaldo, Ronaldo a posto di Babangida e poi Babangida a posto di Ximenes. Ok? Ci siamo? Siamo concentrati? Siamo messi giusti in campo? Sì, va bene, signori. Contro il Real, siamo tra l'altro a casa loro, quindi va bene, va bene, va bene, va bene. Calma e concentrati, signori, calma e concentrati. Noi abbiamo un Ronaldo in più. No, abbiamo, loro hanno 11 giocatori in più. Loro hanno 11 giocatori in più. Noi abbiamo solamente Ronaldo in più. Quindi cerchiamo e veniamo da una bella vittoria che ci ha dato fiducia. No, subito fallo così, dai, però che cazzarola. Un po' di rispetto. Attenzione, Boucher, la spizza di testa, ma dove non c'è nessuno. Thuram, anche loro sbagliano, anche loro sbagliano. Attenzione. Attenzione, Claudio Lopez vede Babangida, 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 Babangida. Babangida, Babangida, che cazzarola tira la Babangida? Perché entriamo così tanto? Perché devo entrare così tanto? Attenzione, McManaman, finite in due, al centro non c'è più nessuno, mannaggia delle vostre sorelle. Mamma mia, l'ha tirata fuori. Cioè, sono andati in due a difendere su quello di lì e mi hanno lasciato Raul completamente libero. Ora, è possibile questa cosa secondo voi? Ditemi, secondo voi, è possibile questa cosa? Attenzione, attenzione. Claudio Lopez. Per Boucher, ancora Boucher, per Claudio Lopez, per Ronny. Signori, stavo per tirare, signori, stavo per tirare. Stavo per tirare. Passa anche. Passa, ma. A parte il fatto che lì il passaggio di Ah, grandissimo, buon anticipo. No, 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 no. Scila, grandissimo Scila. La nostra Scila, c'era un cartone animato che era Scila da quando ero piccolo. Scila? Era degli Men, Scila, sì. Vabbè, questa sarà per pochi. Grandissimo questo intervento, ma porca miseria, infa. No, no. Gli ha regalato una punizione proprio, guarda. Meno male che l'ha tirata fuori. Ma porca, ma dai, ma che punizione gli ha regalato? Calma, calma, relax. Calma, relax. Giocala per vie centrali, bravissimo. Apriva così, bravissimo. Uno, due, uno. Se ho detto 1-2, doveva essere 1-2. Mannaggia. Il possesso. Devono riuscire Aia, 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 aia. Facci Bamba che è alle praterie. Vai Bamba che è alle praterie. Corri dritto che sei più veloce di tutti, Bamba Gita. Corri dritto che sei più veloce di tutti, Bamba Gita. Non ti prende nessuno, Bamba. Non ti prendono. Non ti prendono più, Bamba. Non ti prendono più. Non ti prendono. Tra l'altro aveva tirato una ciofecata terribile. Dai. Incredibile come loro mettono il piedino e riescono a fare qualsiasi cosa. Loro mettono il piedino e riescono a fare qualsiasi cosa. Vabbè, dai. Troppo superiori, troppo, no, troppo superiori, no, troppo fortunati, cazzarola, troppo fortunati. Troppo fortunati, dai, cazzarola. Troppo fortunati, guarda.
quest'altra che cazzarola di tiro mi fa, guarda quest'altra che cazzarola di tiro mi fa. Troppo fortunati, dai, dai. Io posso capire che loro sono superiori a noi, lo posso capire che hanno una squadra più forte della nostra. Guarda però, dai. Fino a quando giochiamo così, mi spieghi come faccio io? Se facciamo questi errori. Come faccio se facciamo questi errori, porca miseria? Come facciamo? Cioè, mi fate vedere un attimino. Cioè, l'uomo sul palo è inesistente. L'uomo sul palo è inesistente. Inesistente l'uomo sul palo. Cioè, non c'è, non cambia assolutamente nulla. Attenzione, Babangida è riuscito a partire. Babangida, Babangida, Babangida. Babangida, rientra. Babangida, inquadra. Calcio d'angolo. Attenzione, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Per il Bamba che manda fuori i giri. Dai, tira la cazzarola, miseria infame, off. Guarda, guarda che c'avevo. Ai ai signori, siamo un attimo in silenzio stampa. Sono un attimo in silenzio stampa perché c'è. Siamo sforcelli. Loro hanno avuto le occasioni e sono riuscite a sfruttarle. Noi non riusciamo a sfruttare le nostre occasioni, purtroppo. Loro hanno avuto le loro occasioni e le hanno sfruttate al 100%. Noi, le nostre, non siamo riusciti minimamente a sfruttarle. Vediamo se adesso Babangida mi fa ricredere. No. Che razza di movimento è stato quello di Babangida? Che razza di movimento è stato quello di Babangida? Oh, bravo, dai, 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 dai. Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Potevamo trovare il gol del 2-1, potevamo trovare il gol del 2-1, mannaggia di una miseria infame. Sai come ti cambia la partita nel secondo tempo col gol del 2-1? Ti cambia tutta la partita, ti cambia. Ai 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 ai. Va bene, dai, fine primo tempo. Fine primo tempo, vantaggio loro 2-0. È sempre il Real, signori, è sempre il Real. Purtroppo c'è troppo superiore. Allora, troppo superiore, 5 tiri a 4 comunque. È inutile che facciamo la situazione che loro sono più forti di noi, perché comunque ce la stiamo giocando. 5 tiri a 4. Sono stati più bravi loro a centrare subito le occasioni. Le occasioni, a centrare le occasioni che hanno avuto, devi dire. E questo è tutto il discorso. Il discorso è semplicemente questo, perché se noi fossimo riusciti, per esempio, se ora non avessi stretto subito la traiettoria con Babangida, ma l'avessi allargata ancora un altro poco. Calma, 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 calma. Allora, se ci fanno il 3-0 è finita. Se ci fanno il 3-0 è decisamente finita. Se ci fanno il 3-0 è finita. Se ci fanno il 3-0 è finita, signori. Dai. Sbagliamo queste situazioni, però. Poi diventa difficile. Diventa difficile. Perché il discorso, loro hanno sfruttato le occasioni che hanno avuto, signori. Noi purtroppo le occasioni che abbiamo non le sfruttiamo. E questa è la differenza fra noi e loro. La differenza fra noi e loro è praticamente questa. Tino, tino, tino. La differenza fra noi e loro è questa, che loro hanno avuto 3-8 occasioni e le hanno sapute sfruttare. Noi non siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni e quindi non riusciamo a trovare neanche un gol. Purtroppo è così. Purtroppo è così. C'è poco da fa, da dire e da. Guarda, 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 guarda com'è.
poi gli regaliamo anche queste situazioni, è logico che poi loro ne approfittano ancora di più. Che ha detto colpo di culo? Vai Bamba, corri, corri Bamba, corri Bamba, corri Bamba e lancia Ronny. Dai. No! Speravo arrivasse meglio questo pallone su Bourget e invece è arrivato proprio una cagata terribile. No! E il discorso, non approfittiamo delle occasioni che abbiamo, che stiamo avendo, non approfittiamo delle occasioni che stiamo avendo. Guarda qua come abbiamo riconquistato il pallone, l'abbiamo persa e gli abbiamo lasciato tutto lo spazio di questo mondo per fare tutto quello che voleva. Ai ai. Purtroppo è la verità, non... C'è poco da dire, c'è poco da recriminare. Siamo noi che non riusciamo a sfruttare le occasioni che ci vengono, che abbiamo, perché potevamo segnare qualche gol. Poco cinici, ecco, poco cinici. Poco cinici siamo stati, signori. Poco cinici. E dai, però, che non riesco a liberare Ronaldo. Dai, però. Come devo fare? Passaggio in profondità. Una bella palla. Ha una straordinaria capacità di prendere la palla in quella stazione. Ottengono un calcio d'angolo. Va bene. Sì, sono un attimo in silenzio stampa. Sono scoraggiato perché... cioè, le occasioni le abbiamo avute, solo che non siamo, questa volta contro la Roma siamo stati più cinici. Contro di loro non siamo riusciti a concretizzare tutto quello che ci hanno regalato, praticamente. Regalato o che siamo riusciti a costruirci. Guarda. E purtroppo adesso giustamente loro 38esimo stanno facendo il bello e il cattivo tempo. Dai Scilla, subito. Sotto Ronny non ci arriva mai. E vabbè. Poco cinici. Mi piacerebbe quantomeno riuscire a fare un gol mi piacerebbe riuscirlo a fare, almeno poter dire uno l'abbiamo fatto. Ma niente, non... Guarda, con tre passaggi sono tornati in porta, cioè io mezz'ora... Faccio passaggi lunghi, no... Dai! E finisce qui, signori, niente da fare. Real batte Inter 2-0. Poco cinici, potevamo giocarcela meglio, 11-9, non abbiamo neanche giocato male, 11-9, doppietta di Morientes con assist di Raul e Roberto Carlos. Va bene. Ci sta. Bravi loro a essere superiori a noi. Rimaniamo a 21 punti in mercato, rimaniamo a 12 punti in campionato. Il Real è quinto. Era vicino a noi comunque, perché era a 13 punti, con 3 salito a 16. Però va bene. Detto questo, io vi ringrazio sempre per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!